finalmente sono arrivati i pannelli di canapa per l'insonorizzazione, ma più che altro per l'isolamento termico di Rebound. Sei contenta? Tantissimo, anche perché questo materiale è del tutto naturale, è fibra di canapa, quindi non teme umidità, non favorisce la crescita di microorganismi, batteri, muffe. Quindi siamo come felicissimi. Posso non essere felice? E questo è frutto della fornitura gratuita da parte del nostro nuovo sponsor, che è Canapuglia. Claudio, il responsabile, ha voluto sposare il 3R Project inviandoci per il momento 15 metri quadri di isolamento. Ci sono tantissimi altri prodotti sul loro sito, tutti sostenibili, a base di canapa, quindi consiglio vivamente. Ora, questi sono pannelli da 40 mm, è ideale per la nostra struttura, per la struttura di Rebound. Rebound, eccola qui. E mano a mano vi aggiorneremo via via che li installiamo. Ottimo, siamo contentissimi e grazie ancora a Claudio di Canapuglia. E Reuse, Reduce, Rebound. Sempre. I lavori su Rebound continuano. Ecco la zona tecnica, una delle zone tecniche, zona officina. Qui stiamo al taglio di... taglio di canapa! La canapa, quindi è il nostro nuovo business. Lo taglio bene, lo taglio. Tagliala bene e la vendiamo meglio. Dai, parlaci un po', che stiamo facendo? Grazie a Canapuglia, il nostro nuovo sponsor, abbiamo questo materiale, questi pannelli in canapa. Certamente li utilizzeremo per isolare la barca termicamente. E adesso ci fa vedere Bashak. Esatto. Dove li sta applicando. Però prima... proteggiamoci. Ora capirete perché. Sì, uno degli perché effetti... tra poco ci sarà la pioggia di... canapa. La musica adatta. La musica di sottofondo lascia intendere che senza maschera saremmo soggetti a degli stati d'animo rilassati e felici. Scherzi a parte, abbiamo cercato a lungo un materiale il più naturale possibile, che potesse garantirci traspirabilità, resistenza e buon comportamento all'umidità, ovviamente ecocompatibile. La cosa migliore di questi pannelli in canapa naturale non abbiamo trovato. La nostra idea è, se ci riusciamo, a coprire anche con uno strato ulteriore di sughero da 2 cm, di modo tale da isolare ulteriormente e a separare il celino dalla canapa, perché laddove ci dovesse essere esigenza a tirar giù il celino, magari evitiamo questa pioggia, non è eccessiva, però è una polvere, insomma, che può essere fastidiosa, no? Fastidioso sì, magari quando lo respiri proprio. Io sono una persona proprio allergica, se tocco qualsiasi materiale mi irrito, inizio a grattarmi. Con questo, cioè, vedete in che stato sono? Sudata. Non mi fa grattare, assolutamente, ecco. Non mi fa prudere, cioè, una cosa davvero quindi bellissima. Questa un la dice lunga. Che amo sempre di più. E sicuramente poi parleremo di altri prodotti di Canapuglia, perché non finisce qui. Noi speriamo di aver fatto una scelta giusta. Io penso proprio di sì. Abbiamo anche testato a fuoco, perché uno degli elementi che ci interessava era sostituire i vecchi pannelli in polistirene, che sono altamente infiammabili, mentre la canapa l'abbiamo provata e praticamente non brucia, cioè produce fumo, il che certamente la perfezione da prodotti naturali non si può pretendere, però non alimenta il fuoco. Questa è una bellissima cosa, oltre a isolare magnificamente, e ci auguriamo a farci star bene durante i lunghi soggiorni in barca. Oh, e poi se brucia... se brucia... come dice Bob Marley? Get up, stand up, stand up for your rights! Vai! Grande! La barca Rebound, Reuse, Reduce... Non bruciare, per favore, per favore! E tienici felici e allegri! Grazie ancora, Claudio! Grazie, Claudio! Stand up for your rights, yeah.